e ne ho trovato il divertimento dell'essersi messi in gioco e la sfrontatezza di posare a seno nudo, la dolcezza di essere madre, la consapevolezza del ruolo di moglie e in tutte loro la bellezza nel mostrare pienamente la propria femminilità, la loro forza e la volontà di vivere. Ho guardato le foto di questo libro Amazzoni sotto diversi punti di vista, quello di donna, di volontaria Andos e quello di donna operata di cancro alla mammella. E ho provato delle sensazioni guardando queste foto particolari, nel guardare la foto della donna che si abbraccia con il figlio. Ho apprezzato la dolcezza che si sono scambiati i baschi e vedi la mamma che non ha nessun senso di vergogna nel star lì con il figlio e far vedere anche la sua mutilazione. Ho percepito la complicità della coppia, e qua spendiamo una parola perché è molto importante, è molto difficile alle volte stare nella coppia dove c'è questo problema di tumore, se non, come dicevo prima, la femminilità è importante per la donna ma è importante anche per l'uomo, per cui è importante che l'uomo capisca quello che stiamo passando e non come alcuni che sul più bello che siamo in queste condizioni se ne vanno, perché abbiamo anche questo, per cui è importante che l'uomo ci sia vicino e ci comprenda. Ogni anno Andos fa un progetto, siamo una onlus no profit, per cui noi ogni fine anno tutto quello che noi raccogliamo lo investiamo sulle donne, attraverso tutti i servizi, dando gratuitamente tutti i servizi che vi ho detto, compresi corsi di ginnastica, di acqua gente preparata al seno. Abbiamo poi quello che avanziamo, acquistiamo apparecchiature sanitarie, se ne idea, poi lo vedrete, ci sono anche fatte vedere. Facciamo delle borse di studio per medici specialisti, abbiamo fatto adesso l'anno scorso e l'altro anno due borse di studio per gli anatomi patologi, un medico che si dedicasse solamente ai tumori al seno a leggere in vetrini i pezzi operatori in modo da avere in 15 giorni al massimo le risposte degli esami istologici, perché prima si aspettava un mese, perché ci sono tante, lei due pensa te, vedi? Per cui per due anni abbiamo fatto questa borsa di studio per l'anatomopatologo, abbiamo abbattuto i tempi di attesa degli esami. Si comincia così, le chemioterapie prima, le cure prima, quello che si deve fare si anticipa tutto e non si sta di con ansia. Abbiamo fatto delle borse di studio per ricercatori, perché c'era una ricerca da fare per la mastite carcinomatosa, abbiamo fatto una borsa di studio per l'Università di Borgo Roma. Abbiamo cooperato delle postazioni multimediali per l'oncologia di Borgo Trento, cioè nei lettini di uno che fa la chemioterapia ci sono dei computer attaccati al letto dove uno può guardare un film e mandargli alla posta, guardare internet, in modo che una passi le 4-5 ore non con l'ago in vena senza non avere niente a che fare, sta di abbattersi, almeno può almeno fare qualcosa. Abbiamo cooperato un software per lo studio mammografico, perché la tomosintesi famosa richiedeva più radiazioni, con questo software le abbiamo riportate alla dose di prima, così ci hanno spiegato i nostri radiologi, e abbiamo cooperato questo software da applicare alla tomosintesi. Sono circa 15-20 mila euro ogni anno che noi facciamo, investiamo su questi progetti. Ecco, queste sono un po' le... abbiamo comprato anche delle poltrone per la chemioterapia per chi ha degli hospital, beh, non nei letti di ricovero. E questi sono, come vedete, vediamo se riesco, queste sono le postazioni multimediali che vi dicevo prima, dove possono il braccetto attaccato al letto per vedere film o mandargli apposta o internet. Abbiamo cooperato l'anno scorso questo due poltrone con quel tavolino per rendere più accogliente il reparto della breast unit, questo è un reparto vuoto che abbiamo fotografato senza persone ovviamente per privacy. E quest'anno il nuovo progetto 2017. Allora, voi sapete che la familiarità deve essere tenuta molto sotto, scusate, sto guardando gli orari, vero? Chiudo fra poco. Abbiamo fatto un progetto per l'oncogenetica, che vuol dire tenere sotto controllo le persone che hanno un'alta familiarità in casa o che hanno un'eredità importante, per cui è stato fatto un percorso particolare proprio per queste persone e noi stiamo contribuendo con una borsa di studio di 24.000 euro per la soluzione di un medico che si dedichi a queste cose. Facciamo le attività culturali e ricreative anche perché ci divertiamo un po', qualcuno di voi è venuto, l'anno scorso siamo stati, questo è un gruppo perché tutti se no non ci stiamo nella macchina fotografica, siamo andati ad Gompio e ad Assisi,
facciamo delle sate teatrali, come vedete Pugliero, che è la barcaccia, quella un po' più... Abbiamo fatto anche delle sfilate di moda, dove a sinistra vedete le modelle vere, ma a destra sono assolutamente donne operate al seno, per cui facciamo anche le mostre dei cappelli. Sì, ci divertiamo anche un po', non facciamo solamente cose serie, e facciamo le nostre cene di Natale, dove sono sempre molto partecipate. Come si autofinanzia l'Andosi? Questa è una cosa importante che tengo a dirvi. Con i proventi del tesseramento, la tessera costa 25 euro all'anno e si hanno gratuitamente tutti i servizi che vi ho detto finora, con libere donazioni da privati, dove noi facciamo la regolare ricevuta di erogazione liberale, ovviamente, con donazione da aziende o da enti pubblici, con il 5 per 1000, e qua se potete darci una mano, noi tutte queste cose le facciamo perché ci sono tante persone che ci danno una mano che con il 5 per 1000, e con la raccolta fondi autorizzati dai comuni durante l'Ottobre Rosa. Quello che vi dicevo prima, come siamo lì con i banchetti e raccogliamo dei fondi, ma solo in quell'unica occasione e con l'autorizzazione dei comuni. L'Andos non raccoglie fondi per telefono. Se qualcuno vi telefona a casa e dice che è l'Andos che vi chiede, non siamo. Sappiamo perché abbiamo già fatto due dice. Quanti possiamo passare? Quanti soldi è che facciamo già la ricevuta? Posta ve lo dico. Sì, ma non solo l'Andos. Allora, noi lo diciamo a scanso di qui, ci abbiamo fatto già due denunce nei tempi passati. L'Andos non raccoglie fondi per telefono, se dice che se vi dicono che siamo noi, non credeteci. Posso chiedere una cosa? Prego. Prima, quando ho parlato dell'alimentazione, la soia. La soia. Allora, la soia. Poi ci hanno detto che... Allora, anche a me hanno detto, allora dico sempre, prima di fare qualsiasi dall'estetista, perché molti mi chiedono anche, posso fare i massaggi dall'estetista, posso prendere questo... Parlate sempre con l'oncologo, che vi dite sì, no, perché è la cosa più giusta da fare. Non fate le cose così tanto per fare, ma sì, credo che sia una volta, no. Rivolgetevi all'oncologo, chiedete consiglio, sempre. Si so, anche a me avevano detto, per esempio, io prendevo la leccettina di soia perché avevo il colesterolo un po' alto e l'ho smessa perché mi hanno detto che la... Però quando dico, nel senso che io dico, chiedete all'oncologo che è la persona più preposta che mi possa dire questo. Abbiamo compiuto 30 anni quest'anno, l'associazione, per cui abbiamo fatto una grande festa alla sala buvetta della Gran Guardia, qua siamo un po' con il sindaco di Verona, con i dirigenti dell'azienda ospedaliera degli studenti, il vescovo. Ecco, questo è il nostro direttivo, manca una perché che è quella di Vago, la Giulia, perché era a casa ammalata, poveretta, le è spiaciuto tanto. E questa è una parte del gruppo della commissione scientifica dei medici che sono sempre con noi. Questa si porta alla serata che abbiamo fatto, illuminato tutto il nostro colore, l'arancio e il nero, avevamo illuminato di arancio tutta la sala. Abbiamo fatto poi un grande banchetto proprio sotto gli arcovoli della Gran Guardia, dove abbiamo mangiato sano con quello che praticavamo, perché... Volevo dire una cosa, appunto dopo di tempo che controllo le famose etichette che parlerei sull'alimentazione, le etichette quando vai al negozio. Leggete per restare proprio, si resta male. Non mangi più niente. Si resta male. Leggere veramente. Non mangiare bisogna. Infatti per questo il nostro dietologa proprio spiega quanto bisogna crederci, che cosa bisogna leggere, che come interpretare le cose, perché altrimenti come dici tu. I tortellini compri, non c'è nessuno che sa, hanno tutti i conservanti, sia la carne dentro e anche sulla pasta. Dunque mangi i tortellini, mangi più conservanti che pasta. O tortellini. Fino all'epoca delle nostre nonne che le cose con la mescola, la papparella. Questa è la cosa più sana. Beh, questo è un momento del taglio della torta, insomma, ecco. Chiudo dicendo che la qualità di vita dopo l'intervento, vogliamo non diffondere la nostra idea, ma sapete che per sigle diciamo la nostra IPEA, per cui le immagini che vi faccio vedere adesso sono dello stesso luogo, ma in stagioni, viste in stagioni diverse.
e che ci fanno dire che se rinunci a vivere quando è inverno, perché lo vedete così spoglio e brutto, però perderai la promessa della primavera, quando invece poi la malattia passa e si ricomincia a vivere. La bellezza dell'estate, quando poi tutto è finito, puoi vedere tutto il verde che gira intorno a te, e l'aspettativa dell'autunno. Non permettere che il dolore di una stagione distrugga l'allegria di tutte le altre e non giudicare la vita solo per una stagione difficile. Persevera attraverso le difficili strade e i tempi migliori certamente verranno quando meno te lo aspetti. E questo è il nostro slogan, che solo con la partecipazione delle donne otterremo la sconfitta del tumore al seno e quindi anche con il vostro aiuto. E una rosa a tutte voi, ringraziandovi veramente per l'attenzione, dal Comitato Altos di Verona. Spero di non avervi annoiato, di aver dato delle notizie utili, e se avete domande io mi fermo tranquillamente. Io direi che potrei fare l'incontro osteoporosi. Ecco, parola, brava. E informazione, anche se è serale, giusto, magari lo facciamo in primavera. Sì, tranquillamente, quando magari il tempo permette, li potete anche di esporre. Sì, un po' di partire. Certo. E tanto quest'anno andiamo avanti, sì, mano. E noi lo facciamo solitamente, questo così tanto per dire, se non vero. Durante l'ottobre rosa facciamo tantissime serate, di cui anche questa. Se volete mettere, se parli primavera è uguale, non c'è problema. Se volete metterlo in, magari in cantiere per anche l'ottobre rosa, tranquillamente lo direi. Fatto bene, tranquillamente. Allora, se poi lei mi dà... Dai, se non ti rispondo. Guarda, vicina al mio numero di telefono e anche la mia mail, e datemi 2 o 3 date, perché i medici ovviamente devono capire che perché ci sono tanti convegni, va nella sera, dipende. Allora, secondo me di solito noi lo facciamo o il mercoledì sera o il venerdì sera, perché magari è il fine settimana, che, comunque o il mercoledì di solito o il venerdì. Però se mi date 2 o 3 date di questi giorni, così mi metto d'accordo con i medici. Perché il mercoledì sera c'è la sala civica occupata, invece il venerdì, allora sarebbe venerdì per forza. Come magari mi datemi 2 o 3 venerdì o 2 o 3 date che potete fare, in modo che io mi metto d'accordo con i medici. Va bene, allora attraverso Virginia facciamo questo incontro, perché anche a me, cioè a tutte noi piace sapere, capire. Soprattutto l'osteoporosi è veramente un tema importante, sì. Soprattutto perché quando una scade si frattura una volta, si frattura due, attenzione, perché cioè, non è così, vuol dire che c'è qualcosa da dover intervenire, insomma, anche sull'alimentazione stessa, sul nostro. Noi dicevamo fino a poco tempo fa, adesso sono un po' diminuite le iscrizioni perché la voga lunga Venezia, sa che facevamo canoa. E andavamo in schiera a fare le edizioni di Canova, andavamo a Venezia a fare con la Vuga Longa insieme con tutte le donne rosa. Dopo abbiamo dovuto smetterla perché purtroppo venivano giornate della gente lavora ed è difficile partecipare, però anche in quelle occasioni lì è importante capire che cosa si mangia, che come viene fatta la cosa, perché il bagagliare può allargare le braccia, sono tutte notizie poi che ti danno anche durante questi incontri che parlate piano. Va bene, grazie. Prego. Se qualcuno ha qualche domanda mi ferma tranquillamente. Se qualcuno non può continuare discussione, guarda, decade, non ho capito, scusi, per qualche motivo uno non può continuare discussione, decade, non può continuare. Allora, cioè, se una ha difficoltà, diciamo fuori vedente, perché siamo per donne, no? Se magari qualcuno ha anche qualche difficoltà nell'affrontare la spesa della testa, noi siamo tranquillamente qua senza nessun problema, però non puntiamo la pistola alla testa a nessuno, ci mancherebbe, siamo un soggetto di volontariato e questo dobbiamo restare. Per cui non decade nulla. Eventualmente Giampaola, che ha fatto segreteria anche a Verona, lei può darci una mano.
praticamente se uno vuole fare la tessera, l'importante è che se non la fa per un anno, quando riprende deve riportare. Ricompilare la domanda, ma non succede niente. Assolutamente. Con tutti quanti i dati. Ecco, il solitario di essere scritto è perché c'è un discorso che noi veniamo a conoscenza di dati personali e di malattie per cui c'è la privacy, poi non dobbiamo essere sicuramente da questo punto di vista, e poi perché questo tesseramento ci serve per fare gratuitamente tutte queste risorse.